Amici, amici di Volumwright, siamo al secondo giorno di Salone del Libro, oggi venerdì 10 maggio, dove abbiamo appena assistito alla presentazione del libro di Alberto Vanolo, La città autistica, edito da Einaudi, docente di geografia politica ed economica all'Università di Torino. La città autistica, allora, possiamo definire alcune caratteristiche di che cos'è questa città autistica? La città autistica è un titolo provocatorio, è un tentativo di costruire delle città che siano realmente aperte alla differenza. In particolare il libro parla di neurodivergenza, cioè della grande quantità di modi diversi in cui si possono sviluppare le menti delle persone, i modi di vivere lo spazio delle persone. E l'idea alla base della città autistica è che occorrerebbe in diversi modi, innanzitutto, includere le esigenze e le presenze di persone diverse rispetto a un modello che semplicemente è statisticamente dominante, egemonico e tipico. Ma l'idea è anche che l'apertura verso la varietà di modi di essere non sia un qualcosa che riguarda soltanto chi è autistico, chi ha una diagnosi, ma in realtà si usa proprio il termine neurodivergenza da questo punto di vista, è un termine ombrello, inclusivo. Progettare delle città più aperte alla moltitudine di esigenze, un modo di progettare città migliori, si spera, per tutte e tutti. Ecco, nasce questo libro anche da un'esperienza personale, ce la puoi raccontare brevemente? Sì, sono genitore di un bambino autistico, io sono un geografo urbano prevalentemente, studio la città dalla maggior parte della mia vita, e il libro è un po' un modo di sovrapporre quello che è la mia conoscenza, il mio oggetto di studio, che è la città intesa non soltanto nella dimensione fisica, non sono soltanto strade, edifici, la città è un modo di vivere assieme, un modo di immaginare la società stessa, tutto il pensiero utopico è legato a modi di immaginare le città, e quella che è la mia esperienza di genitore che si è progressivamente avvicinato al mondo dell'autismo, cercando anche di studiare l'autismo, perché sono fatto così, è il mio lavoro studiare, quindi ho cercato di avvicinarmi da questo punto di vista. E l'idea è che l'autismo sia una condizione che non è solamente medica, c'è molto che va al di là della diagnosi, è un modo di essere, un modo di essere riconosciuti dalla società che c'è attorno, e da questo punto di vista si può lavorare molto sulla società per vivere meglio, non è solo un lavoro individuale sul corpo-mente delle persone. E anche possiamo immaginare che città migliori possono rendere migliore la vita delle persone. Grazie mille e complimenti ancora per il tuo libro. Grazie mille.